Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video di Nocciolino 24. Scusate il disordine nella stanza. Tra l'altro, so che può sembrare una stanza non troppo maschile, non sono, diciamo, dell'altra sponda, è la stanza della mia ragazza. Quindi è per questo che vedete sempre queste cose, rosa e così via, perché io sto sempre azzeccato, azzeccato a lei. Ho fatto questo video perché vorrei rispondere ad una domanda che mi viene fatta in maniera ripetuta diverse volte. Aspettate che chiudo un attimo la finestra che non si sente. Parliamo del volersi trasferire a Londra con dei cuccioli o con comunque degli animali domestici. Essendo io un amante proprio veramente sfegatato di tutto il regno animale, ovviamente mi sento un po', diciamo, un po' così, non so se, cioè non mi sento particolarmente a mio agio a dire determinate cose, però bisogna essere assolutamente obiettivi e concreti. Se si vuole andare a vivere a Londra, non è facile trasferirsi con un animale domestico. Perché? Perché prima di tutto c'è bisogno di tutta una serie di documenti per l'esportazione dell'animale domestico, cioè dall'Italia esportato all'estero ed importato in Inghilterra, e costa parecchio, c'è bisogno di fare delle vaccinazioni, delle cose eccetera eccetera, ma è il problema più grande in assoluto. Scusate che sto ma la cosa più difficile in assoluto sarà quella di trovare un alloggio in una casa condivisa che accetti necessariamente un animale domestico. Allora, la legge parla chiaro, almeno per quanto riguarda gli alloggi condivisi gestiti da agenzie, non si sta parlando dei privati. Non si può portare un animale domestico in case condivise, perché è una questione igienica. Lo so, voi avete i vostri cuccioli, che poi tra l'altro veramente, cioè io ho avuto cani, gatti, quindi vi capisco, lo so, cioè quando uno ama gli animali, ovviamente li tiene puliti, c'è cura e così via. Ma noi non possiamo sapere se le persone che vengono per esempio a condividere casa con noi possono avere delle allergie, per esempio al pelo degli animali. Quindi in questo modo creerebbe un grave problema all'interno delle case. Quindi diciamo, la legge in materia ci tiene un po' legati a questa cosa, dicendo che non possiamo accettare animali domestici all'interno degli immobili. Anche un altro problema sarebbe quello dell'usura dell'immobile, perché lo sappiamo benissimo. Gli animali, quando stanno in casa, ovviamente, cioè, graffiano, rompono, è logico, perché gli animali non dovrebbero stare in casa. E quindi come poi si mette nome nel momento in cui voi volete lasciare la casa? Cioè, comunque sicuramente ci saranno dei danni. Cioè, quindi questo per dire cosa? Guardi, non è proprio questo l'opzione più facile per voi se volete cambiare vita. Io al vostro posto farei diversamente, agirei un po' più, mi metterei lì e un po' col cuore duro cercherei di trovare una soluzione. È un po' come, perché io veramente, cioè pare assurdo, però io capisco, cioè l'amore che uno può provare per il proprio animale domestico, quindi la metto a paragone come, ovviamente, tra virgolette che sia chiaro, però è la stessa cosa come quando uno vuole lasciare una fidanzata in Italia, oppure quando ha dei figli, per esempio. Il problema sta proprio questo, cioè che uno non ce la fa ad andarsene, però voi non potete, soprattutto se venite in cerca di lavoro, non potete assolutamente credere di poter avere la strada spianata se partite già con il passo sbagliato. Io farei in questo modo, cercherei qualche animalia che mi mantenga in qualche modo il mio cucciolo, il mio animale domestico per un tot di tempo, andrei a Londra e cercherei di crearmi la mia vita, la mia stabilità economica, quindi troverei lavoro, mi sistemerei in un alloggio magari all'inizio condiviso, e poi appena le cose si sono sistemate, orienterei le mie ricerche per una casa da affittare, tutta per me. In questo modo faccio tutto quello che voglio. Poi incomincerei tutta la questione delle vaccinazioni per il cucciolo e poi me l'andrei a pigliare e me lo porterei. Stesso discorso per quanto, per esempio, per quando si parla di figli, cioè non potete partire per Londra in cerca di lavoro, una mano a Nantes e nata rete e portandovi dietro moglie e figli. Cioè, bisognerebbe, secondo me, a mio avviso, tornare un po' indietro nel tempo come approccio, come quando i nostri nonni partivano alla volta dell'America
partivano da soli, a nessuno fa piacere lasciare i praticari in Italia, ma andate a vendere le molle per le mutande, così come facevano gli altri, sacrificatevi e poi mandate i soldi magari a casa piano piano e poi dopo vi portate su tutta la famiglia. Lasciate stare che io, per esempio, ho fatto anche io così in passato, non è stato apprezzato da quello che all'epoca era la mia ex ragazza, ma dico così noi poi. Per fortuna, cioè per fortuna, no, non scherziamo, perché una persona che magari poi non apprezza determinati sacrifici, cioè non merita a questo punto di stare accanto a voi, che siete delle persone che vi siete fatti un culo così. Quindi, ritornando al main topic del video, quindi il cucciolo non necessariamente lo dovete portare con voi, anche perché poi tra l'altro, ma come fate? Cioè, vi mettete un animale domestico nella stessa stanza, chiuso poi nella stanza, cioè questo è il problema. Voi iniziate a lavorare magari anche 12 ore al giorno e sto cucciolo, poveretto, cucciolo che poi può essere più grande, taglia media, piccola, grande, quello che è, deve stare chiuso dentro una stanza tutta la giornata. In più, magari avete la moquette a terra e quindi magari fa i suoi bisogni sulla moquette che si impregna della puzza, dei bisogni. Poi voi tornate, c'è una brutta vita per voi, ma anche per l'animale domestico. Non la vedo davvero una cosa saggia da fare, sinceramente parlando. Vabbè, volevo fare questo video, spero che comunque in qualche modo possa tornare utile, perché magari può essere uno spunto di riflessione. Se vi è piaciuto in qualche modo, tanto oramai io ho YouTube, proprio ci sta una sorta di amore e odio costante. Se vi è piaciuto pure questo video, mettete mi piace, condividete, condividete quando lo condividete, vabbè. E che più? Ah sì, e commentate se avete qualche domanda. Vi ricordo di andare sul sito di Living on the Way, www.livinglonaway.com. Perché questo? Tra l'altro, perché voi siete un po' particolari, voi credete che ogni video, soprattutto quando viene fatto velocemente, con un montaggio un po' tac-tac-tac-tac, è fatto perché si vuole fare pubblicità all'azienda. In realtà sì, è ovvio che si vuole fare pubblicità, ma perché? Perché so quanto vale. Cioè, so che noi pubblichiamo, per esempio, adesso che lunedì, a mezzogiorno, ogni lunedì noi pubblichiamo un articolo nuovo, cioè ci sta veramente un grandissimo lavoro alle spalle. Quindi è logico che vi invito ad andare sul sito di Living on the Way a vedere gli articoli, perché se voi state cercando informazioni sull'Umbria, dovete andare necessariamente ad informarvi da qualche parte. E sinceramente, e non perché io sono il proprietario di Living on the Way, ma proprio perché sono convintissimo del fatto che non ci sia un sito fatto meglio per quanto riguarda, non parlo da un punto di vista tecnico, ma parlo delle informazioni che sono genuine, che sono reali, fatte da persone vere, migliore del nostro. Magari ce ne sono altri due o tre, ma non hanno una. Gli altri siti hanno una forma, diciamo, aziendale talmente grande, che si perde un po' l'umanità e il contatto con gli utenti. Quindi vi invito calorosamente, se vi interessa comunque essere sempre informati sulle cose di Londra, sulla vita a Londra, come volete fare, cioè come potete fare per andare a Londra, di andare a leggere il blog su www.livinglonaway.com. Altra cosa, contattate in privato sulla fanpage di Living on the Way, in messaggistica e messenger, perché? Perché io ho creato un bot che in qualche modo vi aiuterà in tutte le vostre richieste. Un bot, per chi non è magari un po' più del settore, è un'intelligenza artificiale che permette di capire esattamente voi che cosa state cercando, ovviamente in una versione beta, ma comunque una volta che voi lo contattate, lui riesce, diciamo, a ricordare di voi, e quindi quando ci sta magari un articolo pertinente, un video pertinente e così via, vi ricontatta e dice: ciao, adieu, guardati questo video se ti interessa, oppure guardati, leggiti questo articolo. Vabbè, per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video e ciao!